Il pannello di fatturazione elettronica ti consente di impostare i dati relativi alla cassa professionale di appartenenza, che potrai applicare automaticamente sulle fatture create. Potrai impostare fino a 3 posizioni contributive previdenziali durante la prima configurazione del pannello o successivamente dalla specifica sezione Impostazioni. Ti basterà cliccare sull'icona ingranaggio, quindi scegliere Profilo di fatturazione, Profilo fiscale. A questo punto vai su Cassa previdenziale. La sezione è attiva quando il pulsante è verde, disabilitata quando è grigio. Potrai impostare i seguenti parametri. Tipo cassa, scegli la cassa previdenziale di appartenenza fra quelle presenti. Aliquota cassa indica il valore dell'aliquota contributiva prevista per la cassa di previdenza, senza il simbolo percentuale e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata. Codice IVA indica l'aliquota IVA applicata all'importo contributivo. Se necessario, attiva anche la seconda e la terza posizione contributiva previdenziale. Abilita la sezione, quindi inserisci i parametri. Dopo la compilazione potrai inserire il flag in corrispondenza dell'opzione Aggiungi importo del contributo previdenziale 1 alla base imponibile del contributo previdenziale 2. In questo modo il contributo della seconda cassa previdenziale verrà calcolato sul valore base imponibile più il contributo calcolato dalla prima cassa. Potrai attivare la stessa opzione anche nel caso di una terza cassa previdenziale. Cliccare su Salva per completare le modifiche. I parametri configurati sono utilizzati come predefiniti per la creazione delle fatture. Quando crei una fattura, li vedrai già inseriti nel blocco Cassa previdenziale, ma potrai variarli se necessario. Vediamo come. Clicca su Crea fattura in alto a sinistra. Il sistema apre la modalità di creazione fattura che hai scelto su Impostazioni. All'apertura dell'interfaccia di creazione fattura vedrai il blocco Cassa previdenziale già attivo e precompilato con i valori che hai impostato. Inserisci il cliente e i prodotti. Quindi apri il blocco Cassa previdenziale. Potrai disattivarlo o variare tutti i campi che hai configurato. Inoltre potrai indicare la base imponibile, cioè se vuoi applicare il contributo previdenziale su tutte le righe della fattura o solo su alcune. Ti basterà aggiungere o rimuovere il flag in corrispondenza dei prodotti. Sono preselezionati come prodotti servizi facenti parte della base imponibile tutti i prodotti con IVA maggiore di 0%. Se operi in regime forfettario, vedrai come facenti parte della base imponibile anche i prodotti con un'aliquota IVA pari a 0% e natura IVA N2.2. Cliccando su Modifica base imponibile, disabiliterai il calcolo automatico dell'imponibile su cui verrà applicato il contributo cassa previdenziale. Potrai così personalizzare l'importo modificando manualmente la base imponibile su cui sarà applicata l'aliquota cassa. Clicca su Salva per confermare le modifiche. A questo punto completa la tua fattura e inviala al tuo cliente. Per farlo, puoi visionare i video dedicati alla creazione fattura smart.